Un Cagliari fortissimo, una Juventus cinica, spietata e mai arrendevole, confezionano una partita dai due volti, insipida nel primo tempo dalle 100 emozioni forti nella ripresa, partita che i bianconeri vincono al di là dei meriti, che i sardi perdono al di là dei demeriti e che inizia con Giampaolo che manda in campo il tandem Matri-Larrivei, sostenuti questi due da quel folletto imprendibile che risponde al nome di Pasquale Foggia. Ranieri regala una sola novità, Zebina al posto di Nocerino, mentre là davanti si riaffida a Trezeguet e Del Piero. Questa è la prima conclusione della partita del capitano bianconero, ma il Cagliari in questa prima frazione di gara è sicuramente più in palla dei bianconeri. Qui vediamo il tentativo di Larrivei, bravo ad aggirare Criscito, ma non altrettanto bravo a concludere. Ancora il Cagliari, guardate l'invenzione di Foggia che pennella un pallone per Matri, il cui colpo di testa finisce di poco alto sopra la traversa. Soffrono decisamente i due centrali della Juventus e ha buon gioco sui palloni alti il Cagliari. Questa è un'altra conclusione di testa di Matri, ma nel finale del primo tempo una Juventus che non si era mai vista ha la palla del break grazie ad un errore di Bianco, ma all'errore di Bianco risponde anche Del Piero con un errore grossolano. Solo davanti alla porta sguarnita, dopo aver scavalcato Fortin, il capitano mette alto sopra la traversa. Inizia la ripresa e Ranieri corre ripari, fuori Criscito, dentro Nicola Legrottaglie. Si infortuna poi Sali Amigic, al suo posto entra Camoranesi che si rivelerà l'uomo della provvidenza essendo decisivo in tutte le giocate dei gol bianconeri. Conferma, ecco quello che accade poco prima del decimo minuto sul traversone di Chiellini, il campione del mondo va dentro a corpo morto, si scontra con Lopez, a beneficiare della situazione è David Trezeguet che con una zampata mette dentro il pallone dell'1-0 e per lui si tratta del quarto centro in questo campionato. Rivediamo ancora l'azione e vediamo anche che è in posizione decisamente regolare il bomber Franco Argentino. Ma Ranieri non si fida, mette sul chivalà i suoi giocatori e ne abbandona, perché subito dopo Foggia costringe ad una paratissima Gigi Buffon. Sul susseguente calcio d'angolo battuto dallo stesso Foggia e poi continuato da Pisano e dal colpo di testa di Parola, ecco che c'è un contatto in area di rigore tra Legrottaglie e Matri. Tagliavento è in buona posizione, dice di aver visto tutto e assegna il calcio di rigore per questo scontro tra i due giocatori. Dagli 11 metri si prepara Pasquale Foggia, già a segno a Napoli domenica scorsa, il tiro, Buffon tocca la palla che finisce contro il palo e poi in fondo alla rete. Si dispera il portiere bianconero mentre Pasquale Foggia viene sommerso dagli abbracci dei suoi compagni, dunque il suo rigore vale l'1-1, rigore che stiamo rivedendo. Sulle ali dell'entusiasmo il Cagliari ci prova, vuole arrivare a conquistare il vantaggio, letteralmente scatenato Daniele Conti, figlio d'arte, semina il panico nella difesa bianconera. C'è poi l'intervento di Chiellini che secondo Tagliavento è punibile con il calcio di rigore, protestano nei confronti dell'assistente dell'arbitro, i giocatori bianconeri, soprattutto Chiellini, ma l'assistente ha visto bene e non concede il rigore. Rivediamo che aveva perfettamente ragione a lamentarsi il difensore, mentre dà applausi alla decisione del collaboratore dell'arbitro Tagliavento. Il Cagliari comunque non demorde e cerca di sfruttare al meglio le punizioni calciate con maestria da Daniele Conti. Sugli sviluppi di una di queste, Fini mette dentro il pallone, sembra gol sulla conclusione di Bianco, ma Buffon con una parata super tira fuori dalla porta quello che sembrava essere il pallone del 2-1 per il Cagliari. Insomma, la squadra di Giampaolo vede così sfumare una grande opportunità, viceversa poco dopo la mezz'ora la Juventus ad andare nuovamente in vantaggio, bravissimo Camoranesi a tenere in vita un pallone che sembrava morto e sepolto. L'italo-argentino è bravissimo a scavalcare Fortin, sicuramente non impeccabile l'uscita del portiere del Cagliari e poi la zampata finale di Del Piero che realizza così il suo primo gol in questo campionato, il numero 135 in Serie A. Ma il Cagliari non molla, vuole riconquistare il terreno perduto su punizione del solito Conti, colpo di testa di Larrivei, facile la parata di Buffon, ma subito dopo, quando siamo a 10 minuti dalla conclusione, Zebina commette una grande ingenuità. Cintura Larrivei in piena area proprio sotto lo sguardo dell'arbitro Tagliavento e non ci sono dubbi, è ancora calcio di rigore. Sul dischetto si porta ancora Pasquale Foggia, lui non cambia angolo, Buffon invece sì, ed è gol, il gol del 2-2. Protesta in maniera piuttosto evidente Zebina che guadagna anzi tempo gli spogliatoi e prima di imbucare il sottopassaggio se la prende con uno steward del Cagliari. Nel frattempo era stato espulso per doppia ammonizione anche Del Grosso della squadra di Giampaolo, per cui viene ristabilita la parità numerica e la squadra di Ranieri ne approfitta. Punizione del solito Camoranesi, punizione pennellata e gol di testa di Chiellini che realizza la rete del definitivo 3-2 infilando il pallone tra il palo e Fortin.
Nei 5 minuti di recupero non accade più nulla, il Cagliari esce battuto ma con la consapevolezza di aver messo alle corde il più blasonato avversario. La Juventus, nonostante i difetti ancora evidenti, vince in virtù delle giocate e degli attributi dei suoi campioni che la mantengono là in vetta alla classifica. Niente male per una neopromossa. Prima squadra, parlo delle amichevoli di lusso, del campionato e della Coppa Italia, che era riuscita a spezzare il nostro centrocampo, ad allungarci, e non riuscivamo proprio a trovare il bandolo della matassa. Con l'entrata di Camoranesi la musica è cambiata, abbiamo fatto grandi cose, abbiamo fatto 3 gol, per cui è una vittoria che meritiamo di portare a casa. Peccato, perché ci tenevamo a far risultato e nonostante una grande partita non ci siamo riusciti. Peccato veramente, perché ci tenevamo in particolar modo contro la Juve e non è andata così, però ci resta una grande prestazione e dobbiamo ripartire da questa base che per noi è fondamentale. Una doppietta per te su rigore, cominciamo bene. Guarda, 3 rigori su 3, magari continuasse sempre così, però con qualche punto in più. 2 rigori contro, questo significa che la retroguardia bianconera soffre? Non lo so, prima guardiamoli e poi si vedrà, anche perché ne erano stati fischiati 3, se non erro, per cui sai, anche io penso che su ogni contatto in area si fischia rigore, penso che ne sarebbero stati 3 di qua e 3 di là probabilmente.